movimenti di associazionismo laico a finalità religiosa, le confraternite di Taggia sono note da 800 anni a oggi. La fondazione di quelle attualmente ancora esistenti, note come dei Bianchi e dei Rossi, vanno collocate a ridosso di un impulso religioso di fine 300, rivolto anche alla pacificazione dei luoghi lacerati dai conflitti di frazione. La confraternita di Taggia, dedicata alla Santissima Trinità, è nota come i Rossi, risale tra la metà e fine 500. I confratelli che utilizzano la veste rossa si impegnavano costantemente nell'assistenza dei pellegrini e degli ammalati, utilizzando un sistema di ospizio e ospedale annesso a monte dall'oratorio e dedicato a Sant'Orsola. L'edificio sacro si presenta con un notevole portale di accesso in pietra che affaccia sull'omonima piazza della Santissima Trinità. Con una facciata a due ordini, pausati da lesene culminanti in capitelli dotati di festone e infine all'apice un timpano regolare, accompagnato all'estremità da elevati pinnacoli. L'interno è ampio, a navata unica, con due cappelle laterali poste poco prima dell'area presbiteriane. Quest'ultima ha una pianta rettangolare, piuttosto larga, adatta alle celebrazioni più impegnative, con una volta a botte. Le pareti sono scandite da lesene binate e ribattute, che accompagnano una trabeazione ricca di decorazioni a stucco, a partire dal presbiterio. Questa prima fase ornamentale viene successivamente arricchita da una serie di interventi particolarmente concentrati tra la seconda metà del XVIII secolo e il primo Ottocento, quali ad esempio le statue di San Giuseppe e San Domenico, opera di Giuseppe Adami. Nella maestosità dell'oratorio, sicuramente ciò che emerge è il pregevole organo di fabbricazione ottocentesca che si trova sopra una cantoria particolarmente ricca di elementi decorativi, con un trionfo di strumenti musicali dipinti. Per quanto riguarda il complesso decorativo dell'oratorio, ci troviamo di fronte a una fusione di elementi di tipo scultorio architettonico, a presenze pittoriche. Di fatto numerosi sono i dipinti che accompagnano l'architettonica del complesso, ma tra i molti sicuramente quello più interessante per la sua storia e per il suo pittore è il compianto sul Cristo morto deposto dalla croce di Salvatore Revelli. Subito vicino all'ingresso, incassato sul lato destro della navata, possiamo osservare questa grande lunetta a rilievo. L'opera è stata donata all'oratorio da Giuseppe Revelli, fratello di Salvatore Revelli e priore della confraternita nel 1865. Si tratta di un'ulteriore redazione di un soggetto già presente in altre sedi, tra cui la redazione definitiva di grande importanza nella chiesa di San Massimo di Torino, eseguita in prezioso marmo bianco. Da quest'opera, terminata nel 1849 e consegnata nel 1851, sono stati tratti due calchi, uno per l'Accademia Ligustica di Genova, l'altro per l'Accademia di Belle Arti di Perugia. L'opera di Taggia, essendo stata seguita nel 1844, è difatti il prototipo in gesso per l'originale marmoreo prodotto per Torino. Il materiale utilizzato è gesso intriso di collante proteico. La scena è animata e risponde al dettato evangelico: Cristo viene deposto nel sudario, sostenuto da Giuseppe d'Arimatea. San Giovanni Evangelista presenta tratti propri dei soggetti funebri, colto in un pianto pensoso e il capo sorretto dal braccio sinistro. Infine, al centro, la Vergine è in piedi, mentre si avvicina dolorosamente al figlio morto, accompagnata dalla Maddalena e da Maria di Cleofa. Quest'opera è stata accuratamente studiata durante il restauro, e ciò che stupì era un particolare livello cromatico. L'intera superficie era stata arbitrariamente coperta da una tinta biancastra, che senza dubbio voleva far assomigliare l'opera a un più ufficiale realizzazione di marmo. Il modello del Revelli dovrebbe essere stato colorato a Taggia tra il 1865 e il 1872, anno in cui la cromia è attestata a livello critico. L'aggregazione della confraternita al sistema trinitario romano introduce sicuramente nuove pratiche di devozione. Per questo i Rossi, come i Bianchi, hanno subito le censure ecclesiastiche in rapporto a queste attività, limitate ma non impedite.
Tra queste ricordiamo il pranzo del Giovedì Santo, la cena Domini, che si svolge ancora oggi, a cui segue la tradizionale distribuzione del biscotto, che ricorda le antiche elemosine di cibo ai poveri. Vengono ricordate le devozioni della Quarant'ore, in attesa dell'inizio quaresimale. Infine, viene ricordata anche la lavanda dei piedi compiuta da Gesù agli Apostoli, perpetuata ogni Giovedì Santo.